vigilia di una delle sfide più interessanti del decimo turno di campionato. All'uscita a terreno di un Crotone in gran forma arriva la capolista Virtus, che di fermarsi sul più bello proprio non ne ha voglia. Partita che promette spettacolo. Tra i rossoneri che oggi hanno sostenuto la classica rifinitura in riva allo Ionio, dove sono arrivati nella tarda serata di ieri, sono rientrati a disposizione Aquilanti e Tiam per un gruppo in gran salute. Sono rimasti a casa per problemi fisici solo Vastola e Fofanà. C'è da difendere primato, imbattibilità, miglior difesa del torneo. Quanto basta per stringere i denti e cavalcare il momento storico. Sullo Shida, infatti, saranno rivolte ancora una volta le attenzioni di tutto il raggruppamento, che ancora strabuzza gli occhi per il miracolo lanciano. Mister Baroni e Mister Drago. Noi dobbiamo vivere di gara in gara, perché questo sarebbe assurdo se io dovessi pensare o programmare che tra un po' incontro le più forti del campionato, ma non lo so se sono le più forti, vediamo sul campo. Intanto dobbiamo andare a giocare contro una squadra che come noi non era stata messa nei pronostici tra le squadre più importanti, che sta facendo un bel calcio, un calcio di giovani, di corsa, di determinazione. Se mi dici temi più il Crotone di qualche nobile, ti dico di sì. È bello l'entusiasmo che ci circonda, però insomma è una squadra giovane che deve mantenere sempre i piedi per terra. Nonostante siano ragazzi giovani, hanno la maturità per capire che ancora dobbiamo migliorare tanto, quindi sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo. Queste le probabili formazioni, ancora una volta con 4-3-3 a confronto. Crotone, Gomis tra i pali, in difesa Del Prete, Prestia, Ligi e Mazzotta. Centrocampo a tre con Dezzi, Crisetti e Cataldi. In avanti Bidaui, Pettinari e Torromino, quest'ultimo uomo insidiosissimo e bomber calabrese. Per la Virtus Lanciano, Super Sepe tra i pali, difesa titolare con De Col, Trestamente e Mammarella. A centrocampo potrebbe variare qualcosa, ma i papabili sono Di Cecco, Minotti e Casarini. In avanti Piccolo, Falcinelli e il rientrante Tiam. Al seguito circa 150 sostenitori rossoneri che partiranno alle prime luci dell'alba per la lunga trasferta, ancora una volta con un carico di speranza enorme così.